Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con riflessione, una breve, tra virgolette, discussione fra Natsuki e Yuri che in teoria, in amor proprio, si dovrebbe risolvere. Vuoi iniziare? Andiamo. È passato solo un giorno da quando Natsuki ha ricevuto la lettera di Yuri con l'aiuto di Monica, quindi già gliel'hanno data. Dato che quella volta Yuri aveva deciso di non andare al club, lei e Natsuki non si incontrarono da allora. Anche se è soltanto ora di pranzo, Yuri si scopre a contare nervosamente le ore fino al momento in cui dovrà affrontare il risultato del suo impegno, buono o cattivo che sia. E dato che il passaggio continuo degli studenti le dava ancora più ansia, Yuri ha scelto il punto più insolito che riusciva a trovare per pranzare. Dato che le scale sono in manutenzione, non c'è motivo per gli studenti che debbano andarci. È così rilassante avere un attimo di solitudine nel mezzo della concitazione scolastica. Ops, cosa ci fai tu qui? Stavo solo... Yuri stringe il suo libro con tanta forza da stropicciare le pagine sotto la pressione dei pollici. Beh, e tu invece cosa ci fai qui? Volevo solo prendere da bere alla macchinetta. L'altra ha finito la mia bibita preferita. Qualcosa alla fragola? Yuri vede che Natsuki sta giocherellando con alcune monete tra le dita. Annuisce evitando di guardarla negli occhi. Natsuki, a sua volta, senza guardarla, si avvicina al distributore automatico. C'è tanto silenzio che ognuno dei suoi movimenti sembra riecheggiare all'interno della tromba delle scale. Dopo un tempo interminabile, finalmente ottiene la bibita, con cui poi si mette a giocherellare come aveva fatto con le monete. Sembra del tè freddo. Anziché andarsene subito, però, Natsuki rimane ferma lì dov'è. Si guarda intorno. C'è troppo silenzio qui. È inquietante. Cioè... No, non intendevo questo. Cioè, se a te piace così, non c'è niente di male. Cioè, posso capire che sia l'ideale per te, quindi... Non perché lo trovi inquietante. Non intendevo neanche questo. Guarda, la pianto qui. Mi sembra l'idea migliore. Va bene così. Va tutto bene. Yuri si scopre a cercare parole di consolazione dopo aver visto Natsuki ridursi in silenzio abbattuta. In tutta risposta, almeno apparentemente, Natsuki si avvicina alla base della scalinata e si siede con esitazione vicino a Yuri. Beh, se vuoi posso andare via. Yuri scuote la testa. Natsuki strappa la bottiglia e beve un sorso. Pur avendo ricevuto un generico permesso da Yuri, Natsuki non aggiunge altro. Yuri continua a leggere, o perlomeno far finta. Le due restano sedute per parecchio tempo. Poi si girarono assieme, si chiesero scusa e si dettero un bacio. La tensione sembra sciogliersi su un palmo di mano. Pur senza scambiare le parole, la cosa sembrava avere un significato, anche se non ben chiaro quale. La pausa pranzo termina prima del previsto. Natsuki è la prima ad alzarsi con la bottiglietta vuota in mano. Oggi vieni, al club intendo. Yuri annuisce. Mi dispiace se sono così imbranata. Non sono per niente brava a parlare di queste cose. Non so perché, ma non ci riesco e non capisco. Però voglio farlo un giorno. Non c'è fretta, lo prometto. Grazie. Capitolo finito. È il giorno seguente. Natsuki spunta da dietro l'angolo e si avvicina al distributore lanciando un'occhiata a Yuri. Oggi sembra che anche lei abbia un libro tra le mani. Ah, eccoti di nuovo qui. Beh, sono venuta per leggere questo, perché qui non c'è molta gente. Oh, credevo che il troppo silenzio non ti piacesse. Ecco, infatti non mi piace, ma qui non c'è nessuno. Ho capito. Natsuki si siede. Quel giorno l'atmosfera sembrava molto diversa dal precedente. Dopo la pausa pranzo e la riunione del club successiva, Natsuki e Yuri stanno ricominciando a sentirsi più tranquilli in compagnia l'una dell'altra. Anche se Natsuki sta ancora pensando alla lettera di Yuri, continua a svicolare la questione. Sicura che vada bene se sto qui? Sì, non mi crea problemi. Più che altro è che non mi va di sentirmi criticare dalle mie amiche. Soprattutto perché, cioè, danno tutte per scontato che da quando sono entrata nel club letterario io non legga più manga. Non è che stia cercando di nasconderglielo, non esattamente. È che non voglio che ricominci tutto da capo, proprio adesso. Dopo che ho aspettato tanto per questo nuovo volume che uscisse. Sono mesi ormai. Non hai amiche appassionate di manga? No, solo qualche appassionata online. E Sayori, ma è diverso perché lei non è esattamente appassionata. Le piacciono e basta. Non so se mi spiego. Sinceramente sei fortunata che i libri di cui sei appassionata tu abbiano l'aspetto di libri. Così almeno non devi sentirti costantemente giudicata da tutti da quel che leggi.
Sarebbe tremendo, soprattutto visto che odio attirare l'attenzione. È una fortuna che tu non sia permalosa, immagino. Comunque, ti consiglio assolutamente di farti degli amici online se non li hai già, specie se vuoi condividere un hobby come me. Oh, ho già tanti amici online. In effetti ce li ho dalle medie. Al tempo, in particolare, ne avevo un disperato bisogno. Un po' mi imbarazza ricordare quel periodo. Alle volte penso che la me di qualche anno fa si sarebbe meritato un bel ceffone. Vabbè, non importa. Eravamo tutti dei bambini stupidi a quell'età. Ho scritto certe fanfiction che, mamma mia, meno male che non uso più quello pseudonimo. Al tempo però mi piaceva. Mi appagava tantissimo farlo. E poi posso guardarmi indietro e dire con certa sicurezza che sono migliorata come persona da allora. Quindi non credo che cambierei nulla. Chissà se tra qualche anno saremo altrettanto critiche su come siamo ora. Probabilmente sì. E la cosa non ti mette a disagio? Certo che no, non mi importa cosa pensano gli altri di me, specialmente poi qualcuno che ancora non esiste. Vabbè, ecco. Natsuki porta una mano al viso e si schiaffeggia forte sulla guancia. Questa è la me del futuro che si porta avanti con la me di adesso. E direi che... aia, non volevo colpirmi così forte. Yuri non sembra avere reazioni. E poi, con grande sorpresa di Natsuki, distoglie lo sguardo con aria schiva prima di alzare la mano e fare lo stesso, schiaffeggiandosi forte sulla guancia. E poi arrossisce e si fissa il grembo, ma non riesce a celare un sorriso, come se avesse sentito una barzelletta molto buffa. Quella faccia che fa Yuri coperta dalle righe rosse è bellissima. Oh, ecco di cosa parlavo. Non sapevo che lo pensassi anche tu. Non è così. Non so nemmeno perché l'ho fatto. Forse ho pensato che sarebbe stato buffo. Scusa, continuo a distrarti. Hai detto che non vedevi l'ora di leggere, ma io continuo a sbraitare sciocchezze. Ti lascio la tua lettura. Oh, giusto. Finito. Sì, penso che comincerò adesso. La conversazione termina rapidamente e Natsuki apre il suo libro. Il suo manga. Per quel che resta della pausa pranzo, le due leggono in silenzio, ma tutto il tempo Yuri è distratta dal lieve senso di colpa per aver forzato la fine della conversazione. Ma tutto quanto questo capitolo è basato qua sulle scale? Sei tornata? Sì, sono qui per rimettermi di nuovo nell'angolino. È passato un altro giorno. In pausa pranzo, Natsuki si trova di nuovo davanti alla scalinata. Ehi, lo hai comprato tu quello? Natsuki nota una bottiglietta di tè freddo sul gradino dove si siede di solito. Yuri annuisce, evitando di guardarla negli occhi. Cosa? Cioè, è per me. Ma non sapevi se sarei venuta oggi? E se non mi fossi fatta vedere? Beh, penso l'avrei bevuta io. Ho fatto una stupidaggine. No, non è stata una stupidaggine. Ho solo pensato che... lasciamo perdere. Volevo dirti grazie. E che è stato molto gentile da parte tua. Non fa niente se non lo pensi. Invece sì, le altre cose, quelle sì che non le pensavo davvero. Te lo giuro, credimi, ti prego. Yuri si ferma, poi annuisce. Parlare è difficile, anche io sbaglio spesso. Perciò ti credo. Natsuki tira su un sospiro di sollievo. Poi si siede accanto a Yuri e prende la bottiglietta. Conoscendo Yuri, probabilmente ci aveva rimuginato così tanto che la reazione tiepida di Natsuki la viveva riempita di dubbi. La prossima volta farò io qualcosa di carino per te. Non sentirti costretta. Ma voglio farlo. Anch'io voglio essere gentile. Ok, grazie. Ringraziami dopo che avrò capito che gentilezza farti. E allora lo farò. Natsuki tira un sospiro. Ah? No, niente. Mi sono ricordata che ultimamente non vado tanto d'accordo con le mie amiche. È per questo che vieni qui. Beh, no, non esattamente. Non è che le stia evitando apposta. È solo che ultimamente mi viene voglia di fare... altro a ora di pranzo. Mi piace stare con loro quando ci divertiamo e basta, ma non prendiamo mai niente sul serio. E così quando, come dire, mi sento seria, il loro atteggiamento mi urta veramente i nervi. E da quando sono entrata nel club letterario la cosa è peggiorata. Perché? Non ne ho idea. Credo che prima ero brava a sopportarlo perché sarebbe stato stupido fare una scenata per una battuta che non mi piaceva. Ma ultimamente faccio fatica. La colpa è mia che sono troppo suscettibile e non voglio costringere tutti a cambiare per me. Ma... sì, lo so. Monica e Sayori non sono d'accordo. Hanno un bel dire di mostrare sempre i propri sentimenti, ma vorrei vederle al mio posto. Le mie amiche sono diverse, mi diriderebbero dietro. Scusa, sono cose che non ti riguardano. Non so perché ne sto parlando. Non fa niente. Mi piace ascoltare. Cosa? Ascoltare i problemi degli altri? Sì. Che cosa è strana? Scusa. È che mi piace conoscere le persone. Pensi che sia una cosa strana? No, no, non lo è. Forse ho solo capito male io, quindi... non so, significa che dovrei continuare a farlo.
Se ti va. Ok. Beh, ora non so di cosa parlare. Cosa ti piace delle tue amiche? Un sacco di cose. Cioè, è divertentissimo uscire con loro, per esempio, dopo la scuola e nei weekend. E poi adorano i dolci che faccio. Ed è divertente lamentarsi insieme della scuola. Mi fanno morire dalle risate e abbiamo un sacco di bei ricordi e di battute che capiamo solo noi. Oh, in tante di queste cose io non sono brava. Allora? Sono tutte cose che consideri importanti. Beh, più o meno, ma non ho bisogno di trovare le stesse cose in tutti quanti. Le ragazze del club sono molto diverse, ma anche loro sono mie amiche. Beh, Sayori piacciono molto i tuoi dolci. E ti fa ridere, e si lamenta molto. Ma non significa che somiglia alle mie altre amiche. A differenza loro, è una persona gentile che rispetta i tuoi sentimenti. Come, scusa? Senti, perché non eviti di parlare male delle mie amiche che nemmeno conosci? Natsuki si alza. No, aspetta, scusami, non dicevo sul serio. Non volevo parlare male di loro. Non andarte, ti prego. Natsuki tira un sospiro e scuote la testa. Non fa niente, però devi capire che non puoi giudicare le persone così. Mi dispiace. Natsuki si rimette a sedere. Non puoi fare confronti tra amici e misurare chi è migliore. Ognuno è diverso. Mi spiace, è solo che non mi piacciono le persone che vogliono ferirti. Fra loro c'è un momento di silenzio. Non vogliono ferirmi, è solo che amiamo punzecchiarci sulle piccole cose. È divertente. A me non piace. Beh, per questo sono io loro amica e tu no. E a te piace? Non preoccuparti troppo per me. Non vale la pena. Mi dispiace. Vorrei tanto essere d'aiuto nei conflitti sociali. È un po' come Monica. Lei è brava con queste cose. Non proprio. E poi non è che voglio sempre una mano. Ci sono cose che devo gestire da sola. E questo Monica e Sayori non sembrano capirlo. A volte basta guardarle nel modo sbagliato e loro subito chiedono se c'è qualcosa che non va. Io ogni tanto vorrei farmi gli affari miei, decidere da me se parlare o meno di qualcosa. L'unica che lo capisce sei tu. Quindi non dovresti criticare così. Non sei male come pensi. Oh, non devi rassicurarmi. Sono seria. E poi ci sta che qualcuno che parla poco sia bravo ad ascoltare. Tan tan tan. Grazie. Sei gentile. È molto difficile per me. Non mi viene spontaneo per nulla. Ed è strano perché credevo di parlare sempre senza freni. Invece lo faccio solo quando sono arrabbiata o turbata e per dire qualche cattiveria. Perché sono fatta così? Non risponde. Parlavo solo fra me e me. Yuri annuisce e resta zitta. Zitta. Natsuki si accorge che sta giocherellando con le pagine del suo libro. Come mai ti piace tanto leggere? Beh, per tanti motivi, ma vengo assorbita dalla lettura e con estrema facilità. È così coinvolgente, mi viene voglia di entrare e farne parte. Credo che ci siano molte cose nelle persone reali che mi fanno solo sentire frustrata e a disagio, specie quando si tratta di seguire le convenzioni sociali e le interazioni di gruppo. Semplicemente non le capisco bene e non ho grande voglia di prendervi parte. Con i libri invece è diverso. Mi sembra sempre di aver voglia di stare coi personaggi. Sento di avere con loro un legame emotivo che è sempre stato assente con le persone vere. In questo senso, a volte mi sembrano più reali della vita vera. Davvero? È così difficile per te stare con gli altri, sempre? Sì, spesso, soprattutto in gruppo. Quando le persone portano avanti mille conversazioni o fanno battute, io non so come comportarmi, quindi mi metto in disparte. Oh, e ti senti sola? No, non credo. Mi piace comunque passare del tempo con le persone faccia a faccia e ovviamente ho anche delle amiche online. Ti capita mai di desiderare di essere amica di personaggi dei libri che leggi? Sì, continuamente. A volte così tanto da stare male. Sì, anche io. Davvero? Un sacco. Cioè, più di qualche volta. Dopo che Natsuki mormora quelle parole, la scalinata torna silenziosa, ma è un silenzio voluto da entrambe, pieno di comprensione. Siamo zitte entrambe. Ah, così, però... è stato molto veloce. Niente immagini, niente posta, strano, almeno uno di posta me l'aspettavo. Comunque siamo 89%. Allora, se non ricordo male, dopo questo... c'è ancora un capitolo, sono abbastanza sicuro, non del tutto, ma sono abbastanza sicuro. Non so se in uno o due parti, ma
Dopo di quello, comunque, secondo me non siamo al 100%. Vuoi appunto perché ci mancano le immagini tipo questa qua, che probabilmente è la lettera di Yuri per Natsuki e la lettera finale di Yuri. Vediamo Yuri e Natsuki e appunto altre due immagini e le lettere segrete. Però per il resto ci manca solo due immagini delle promo che non mi ricordo come si sblocchino. Forse finendo tutti i capitoli secondari, scopriamolo. Amor proprio, parte 2. Ehi! Oh, ciao. Ho quasi creduto che oggi non saresti venuta. Sì, beh, siamo già a metà della pausa pranzo. Di solito Natsuki raggiunge la scalinata molto prima, in modo da evitare le sue amiche. Quel giorno tiene un grosso contenitore di plastica tra le mani. Ho visto le mie amiche, così mi sono fermata a parlare un po' con loro. Davvero? Sì. Oggi ero di buon umore, mi andava. Non le vedevo da un po' e mi sono dovuta inventare una scusa, ma me l'aspettavo. E poi ne ho sfornati troppi e tanto valeva dividerli anche con loro. Natsuki si siede e apre il coperchio del contenitore. Hai preparato dei cupcake? Eh già, era passato un po' dall'ultima volta e così ho pensato che era ora di rifarli. Puoi prenderne uno se vuoi. Yuri prende un cupcake e lo rigira con culo tra le dita. È marrone con una glassa verde scuro modellata in modo perfetta come un fiore e sormontata da una polverina luccicante. Che carino, ho appena pranzato quindi non so se riuscirò a finirlo. Sono per il club? Sì, direi di sì, non ci ho riflettuto molto, li ho preparati e basta. L'ho pensato solo perché il verde è il colore preferito di Monica, giusto? Beh, sì, ma non è un... Yuri dà un piccolo morso. È al tè verde. Ah, mi piace tanto il tè verde. Oh, davvero? Era solo un'idea che mi è venuta e che volevo provare. Non ridere di quello che dico. Non è per quello, è solo che mi sono sentita felice. Oh, scusa, di solito quando... Lasciamo perdere, volevo dire che sono contenta. Scusa se ho detto di nuovo delle stupidaggini. Volevo solo fare qualcosa di gentile. E incidentalmente sono brava in questo genere di cose. So anche che per esperienze che ti piacciono. Ah. Yuri arrossisce al ricordo di quella volta in cui si era praticamente abbuffata di cupcake portati da Natsuki. Ironicamente ha la bocca troppo piena per rafforzare una scusa, quindi si limita a uno sguardo di disapprovazione. Come ti sei appassionata alla pasticceria? Ah, beh, non saprei, mi è sempre piaciuta. Beh, qualche anno fa ho letto un manga che ne parlava e mi sono davvero appassionata. C'è stato un periodo in cui preparavo qualcosa ogni giorno. Ma davvero, la pasticceria mi è sempre piaciuta. È un po'... Tra l'altro manca un punto tra piaciuta e la E accentata. È un po' come un'arte, solo che più migliori più le tue creazioni diventano buone. Non riesco a immaginare l'impegno con tanta passione di qualcosa di artistico sapendo che poi finirebbe mangiato. Già, forse sei troppo pragmatica. Credo di preferire riceverli al prepararli. Questo è un altro aspetto che preferisco. Mi permette di rendere felici tante persone, in modo disinteressato. Sono sempre tutti così contenti e in quel momento è come se fossi il loro distributore di gioia. Non so, mi fa sentire... importante? Sì, credo di sì. Allora oggi sei riuscita a fare pace con le tue amiche? Eh? Non è che dovessi fare pace con loro per qualcosa, non abbiamo mica litigato. Ah, no, forse ho capito male. Il litigio scoppia solo se io perdo la calma e nessuno ha bisogno di una scenata, peggiorerei solo le cose. Quindi non hanno intenzione di smettere? Beh, dai, succede solo ogni tanto. Loro sono fatte così. Io sono l'unica che lo considera un problema. Non vale la pena arrabbiarsi. Soprattutto adesso che ho un posto dove andare quando non ho voglia di stare con loro. Oh, ho capito. Yuri serra il pugno, facendo scrocchiare il pirottino vuoto del cupcake. Sono contenta che la situazione si sia risolta e che non devi più evitarle. Già, anche io. Così non dovrò più romperti le scatole mentre ti godi la solitudine. Scommetto che ti ho rallentato un sacco la lettura. Già. E so che i cupcake non sono nulla in confronto a tutto quello che hai fatto per me, ma è il massimo che posso fare. Perciò puoi tenere quelli che restano. Natsuki prende la scatola e la fa scivolare sui piedi di Yuri. Yuri fissa la scatola, poi scuote la testa e la fa scivolare di nuovo verso Natsuki. Dovresti tenerle per le tue altre amiche. Ma li ho fatti per te. Natsuki protesta con voce lamentosa. Lo so,
e mi sono piaciuti molto, esattamente come ti aspettavi. Hai avuto successo, ma so che vuoi rendere felice anche le altre tue amiche, e se questi ti aiuteranno a farlo, preferisco lasciarli a te. No, erano per rendere felice te! Tu mi rendi felice! Cazzo, baciami! Scusa. Per certe persone vali più di qualche cupcake. È per questo che loro vogliono passare il tempo con te ed essere amici. Dagli occhi di Natsuki, senza preavviso, iniziano a scorrere le lacrime. No, tu mi rendi felice! Si porta le ginocchia al petto e comincia a singhiozzare con la testa fra le braccia. Natsuki, sono così cattiva! Yuri balbetta, sentendosi prendere dal panico. Non volevo dire una cattiveria. Natsuki scuote la testa e si asciuga gli occhi. Non l'hai fatto, è che... Natsuki cerca di soffocare i singhiozzi, ma non riesce a parlare tra uno e l'altro. A volte mi odi tantissimo, e mi sembra sbagliato che tu mi dica delle gentilezze, come se me le meritassi. Mi dispiace. No, dispiace a me, sono impossibile, non c'è un solo lato di me che può piacere agli altri. E mi odio per averti disturbata all'ora di pranzo. Ho solo pensato che era la mia occasione per essere buona, cioè per essere gentile e fare quelle cose che hai scritto nella lettera. Sapevo che se ci avessi provato al club, se io e Monica ne avrebbero fatto un dramma e sarebbero diventate fastidiosissime. Sai, anche io ho un sacco di opinioni negative sul mio conto. Non mi sono mai ritenuta una brava persona, non faccio che dissezionare ogni parola che dico, e ultimamente credo di aver detto solo cose sbagliate. E passo troppo tempo a pensare a me stessa, a odiarmi, a pensare che anche gli altri di sicuro mi detestino. Quindi, per esperienza, capisco cosa provi. Ecco perché ho scritto quella lettera. Mi faceva male trovare in qualcun altro le stesse cose che vedevo in me. Natsuki tira su con il naso. Yuri fruga nella sua cartella e tira fuori dei fazzoletti e poi le passa. Monica ha detto che solo una brava persona rifletterebbe su tutto questo. È il desiderio di migliorarsi che ti rende una brava persona. Perciò non preoccuparti troppo. E poi ci sono cose di te che piacerebbero agli altri, quindi... Per esempio cosa? Per esempio... È divertente passare il tempo con te. Non sei timida e sai come far ridere gli altri. Poi ti appassioni molto alle cose e sai come prendere l'iniziativa. E tieni molto agli altri. E molte altre cose. Ah. Oh. Beh, ora sei tu a mettermi in imbarazzo. Beh, sei stata tu a chiedere. E non pensi che io mi senta in imbarazzo? Natsuki tenta di nascondere un sorriso, che scompare quando tira il sospiro. Ogni volta che vengo qui penso che sarà l'ultima, ma poi non so perché continua a tornare. Non va bene? No, è solo che mi confonde. Insomma, io e le mie amiche ci conosciamo da un pezzo, quindi scaricarle ogni volta mi sembra... non so come dire. Come ti sembra? Natsuki resta zitta. Forse ho paura che mi si arrabbierebbero con me. Non so proprio cosa fare. Si interrompe. Yuri fissa il pavimento in lontananza, riflettendo mentre risegue le mattonelle con lo sguardo. Mettiamo che le tue amiche fossero felici con te anziché arrabbiate. Cosa faresti? Felici per quale motivo? Perché il club rende felice te. Beh, non è un'ipotesi probabile. Natsuki dice queste parole senza troppa convinzione. Mi sono sempre detta che non ho bisogno dell'approvazione di altrui per essere felice. E lo penso ancora ora, ma passo del tempo con persone che mi prendono in giro ogni volta che non ho la loro approvazione. Probabilmente è per questo che mi fa sentire così confusa. Perché mi sento costretta ad abbandonare cose che dovrebbero rendermi felice. Quindi, in un modo o nell'altro, è come se dovessi essere infelice per essere felice. Roba del mal di testa. Deve essere molto difficile sentirsi a tuo agio con te stessa. Intendo quando gli altri ti fanno sentire in torto per essere come sei. In effetti è totalmente contrario a tutto quello in cui credo, vero? È in contraddizione con il genere di persona che voglio essere. E questo mi fa arrabbiare. Un sacco di cose mi fanno arrabbiare. Natsuki si preme le mani contro la fronte e scuote la testa. So cosa è meglio per me, ma continua a convincermi che di non farlo. È molto, molto più facile essere infelici, ma in una situazione che conosci, anziché fare un salto nel buio. Un salto nel buio? Sai, sì, farla finita. Con loro? Natsuki annuisce. Non credevo che lo stessi prendendo seriamente in considerazione. Non lo stavo facendo, almeno fino a poco tempo fa. È che è una di quelle situazioni che continuano da così a lungo che ci hai fatto il callo. Cioè, ti sei spesa così tanto che ti sembra la tua stessa vita. E gettare via tutto sarebbe come cancellarne un pezzo. Mi sento male solo a pensarci. Natsuki tira un sospiro. È una cosa spaventosa, terrificante. Di cosa hai paura?
Non lo so, di tante cose. Per esempio di restare sola, di non avere nessuno con cui parlare o uscire. Non riuscire a sostituire il rapporto che ho con loro. E poi, non voglio che mi odino. E ho paura che mi faranno del male per essermi opposta a loro. Fisicamente. No, non fisicamente, ma... Yuri stringe i pugni. Natsuki. Cosa? Se qualcuno pensa soltanto di farti del male, io renderò la sua vita un inferno. Natsuki si lascia scappare una risata. Non ridere di me. Scusa, stavo solo... Mi è piaciuto quello che hai detto. Tutto qui. Oh, beh, ero seria. Lo so. Natsuki guarda Yuri con affetto. Ne avevo bisogno. Quando la conversazione è scema, Natsuki fa scivolare di nuovo la scatola di cupcake verso Yuri. Prendili, ok? Non voglio più darli alle altre. Sicura? Natsuki annuisce. Sì, sicura. Allora li prendo e me li gusterò. Natsuki distoglie lo sguardo, ma sente un calore diffondersi nel suo corpo. Si culla in quella sensazione, sapendo che le darà coraggio. Uff. Ah, oggi sei arrivata prima tu. Ah. E hai portato da leggere. Natsuki si è seduto al solito posto e stavolta ha con sé il volumetto di manga, mentre il suo pranzo è posato accanto a lei. Anche Yuri si siede e apre il suo libro. È bruttissimo quando una bella serie finisce. Cioè, diventa una grossa parte della tua vita e poi un giorno non ti rimane più niente. Tranne rileggerlo, però ti fa sentire così vuota. Purtroppo sta per succedere anche a me. Questo è l'ultimo volume della serie. Brutta cosa. Ma... dà anche soddisfazione vedere una storia concludersi. Non so se mi piacerebbe vederla proseguire all'infinito. Vero Sword Art Online. Oh no! Già, puoi darsi. Però ci sono delle cose che mi piacerebbero se lo facessero. Invece hai mai letto qualcosa che è durato più del necessario? Infatti, decisamente. Mi viene in mente almeno un libro che ho letto che era diventato insopportabile già a metà. Il finale poi era orribile. Quindi è brutto quando qualcosa finisce, ma anche quando continuano a inventare parti di trama finché non ti piace più. Vero? Dovrei stare zitto però. Vero Dragon Ball Super? Che continua ad aggiungere, evoluzioni, No, scherzo, Dragon Ball ancora mi piace, per ora. Insomma, in entrambi i casi non va bene. È così che vanno le cose, tutto finisce. Le due amiche restano in silenzio. Mangiano lentamente, nel frattempo leggono i rispettivi volumi. Solo che Natsuki sembra non toccare cibo. Tu non esci nei weekend, vero? Come, scusa? Intendo con le amiche, al centro commerciale, in città, cose così. Non sto mica sempre chiusa in casa, sai? Ah, scusami, mi sono fatta un'idea sbagliata. Beh, di sicuro non esco quanto te e le altre del club, per esempio. In genere non mi vedo con le amiche per passare il tempo così, tanto per fare. Di solito mi vedo con il circolo dei giochi da tavolo. Giochi da tavolo? Lascia stare, sono solo altre cose di nicchia. Comunque, come mai questa domanda? Era solo curiosa, mi sono resa conto che non riuscivo a immaginarmi cosa facesse e così ho chiesto. Per curiosità. Yuri guarda Natsuki e si accorge che sta tremando. Non guardarmi così. Scusa. Natsuki si porta le ginocchia al petto e vi affonda il viso. Non ce la faccio. Ho fatto qualcosa. Yuri comincia ad agitarsi mentre dentro di sé si arrovella su cosa può aver detto o fatto. No, io l'ho fatto. Ho chiuso con loro. Ho mandato un messaggio per dirglielo poco fa e poi le ho bloccate perché ho paura delle loro reazioni. E adesso mi sembra di morire. Oh, un bene? Mi dispiace. Oh, no, mi aspettavo un'immagine. Completamente persa sul da farsi, Yuri non riesce a trovare parole di conforto. Nel frattempo il rumore del respiro stranamente pesante di Natsuki riempie l'aria. Poi parla di nuovo, la voce è ridotta a un sussurro. Aiutami, mi viene da vomitare, vorrei prendere a testate qualcosa. Aiutami per favore, non ce la posso fare. Forse stai avendo un attacco di panico. Quando Yuri capisce, il suo atteggiamento cambia all'improvviso. Ho esperienza in queste situazioni. Ora ti aiuterò a fartela passare, ok? Natsuki annuisce, docile, mentre continua a respirare affannosamente, sempre con il viso tra le gambe. Yuri si avvicina a Natsuki e si siede un gradino dietro di lei. Poi le mette le mani sulle spalle. Senti le mie mani. Natsuki annuisce. Toccandola, Yuri riesce a sentire il suo tremito ancora più distintamente. Yuri continua a parlare con la voce bassa e gentile.
Ora sei al sicuro. Sei in un bel posto, un posto tranquillo, dove nessuno può farti del male. Natsuki annuisce di nuovo. Anche se Yuri le sta toccando solo le spalle, dalla base del collo percepisce battiti del cuore impazzito. Faremo un esercizio di respirazione insieme. Non devi fare altro che sentire il mio respiro e seguire il tuo ritmo, il suo ritmo. Ora ispiriamo. Yuri ispira a fondo e lentamente. Sotto le sue mani sente le spalle di Natsuki sollevarsi mentre quest'ultima ispira a sua volta, tentando di imitare Yuri. Ispirano assieme anche se il respiro di Natsuki tremola. Ottimo, continuiamo così. Yuri ispira di nuovo e Natsuki fa lo stesso. Continuano l'esercizio ancora per qualche volta, mentre Yuri ne controlla l'andamento. A un certo punto Yuri sente Natsuki poggiarsi un po' di più sulle sue mani. Concentriamoci sul mondo fisico. Concentrati soltanto sulla sensazione del tuo respiro che entra ed esce e sul peso delle mie mani sulle tue spalle. Sei in uno spazio fisico sicuro e confortevole. Oh, dai, mi aspettavo un'immagine. Alcuni minuti passano nel silenzio. A questo punto il peggio è passato, ma Yuri è decisa a non allontanarsi fino a che non glielo chiederà Natsuki. Intanto quest'ultima ha rialzato la sua testa e il suo respiro è più o meno stabile. Poi inspira a fondo un'ultima volta e si rialza lentamente in piedi, con Yuri che lascia la presa. Si stiracchia le braccia. Scusa, non volevo dare di matto. Non so che problema ho. Non devi scusarti, deve essere un fortissimo stress per te. Continuerà a succedere. Forse, o forse no. Possiamo cercare di prevenirlo in futuro, ma credo che col tempo andrà meglio. Natsuki fa cenno di sedersi di nuovo, quindi Yuri si sposta. Si gira poi per prendere il libro dal pavimento impolverato, dove l'aveva posato poco prima in tutta fretta. Ne spolvera la copertina con la mano. Non so se ne sarei uscita da sola. Non sei sola. Di nuovo timida, Yuri parla tenendo il volto puntato verso il basso. Non lo sarai d'ora in poi. Non sarei costretta a fare nulla da sola. Oh. Nel dirlo Yuri si fa attesa. È molto raro che condivida ciò che pensa così apertamente. Ma c'è qualcosa in Natsuki, sì, proprio in lei, che glielo rende più naturale. Forse perché, come Yuri, anche lei è timida e insicura. Natsuki è così brava a non darla a vedere che Yuri ci ha messo tempo per rendersene conto. E grazie a questo riesce a darle le rassicurazioni che lei stessa avrebbe voluto ricevere. Dimostrare che meritano l'affetto degli altri. Se puoi accettarlo una prima volta, forse puoi intraprendere il più burrascoso viaggio fino a volerti bene. Oh, finalmente! Che caruccine! Dici davvero? Se sì, probabilmente te ne pentirai. In che senso? Perché sì! D'ora in poi probabilmente avrò un sacco di tempo libero nei weekend. Mi stai dando carta bianca per romperti le scatole tutte le volte che voglio trascinarti dove mi pare. Che belline! Adesso Yuri sorriderà. Ho capito. Però lo hai già detto, quindi ora non te lo puoi rimangiare. Beh, allora immagino che non resti che accettare questa responsabilità. Ma allora, mi sembra che in questi capitoli secondari ci sia molto interesse amoroso. Però magari sono io una persona brutta. Conosco una gelateria buonissima. Oh, quindi finalmente capirai qual è il mio gusto preferito. Ma di che stai parlando? Oh, non te lo ricordi? Il primo giorno che sei venuta nel club hai provato a indovinare il gusto di gelato preferito di tutte, ma hai detto che non avevi idea di quale fosse il mio. Davvero? Non me lo ricordo affatto. Noi sì. Oh no, aspetta, ora sì, avevo detto che forse era il tè verde. Yuri scuote la testa. Capisco perché l'hai pensato, ma la cosa che preferisco in genere è prendere cioccolato e lampone insieme. Cioccolato e lampone? Che cosa ricercata? Perché ricercata? Tra l'altro piace anche a me, il lampone mi piace mischiato a molte altre cose. Ah, non ne ho idea, avrei dovuto immaginarlo. Ma che carine. Tra l'altro, scusami un secondo, è fuori dal discorso, ma qua sotto, la fine della maniglia è collegata alla macchina o è solo... sono distanti? So che non c'entrava niente, però scusatemi. Beh, magari la prossima volta proverò cioccolato e fragola. Ehi, fragola è il mio gusto preferito. Che coincidenza. Guardala che stanno diventando rosse. Che coincidenza. Credo che sia una buona cosa avere qualcosa da aspettare. Ho ancora quel senso di nausea, ma adesso è più facile convincermi di aver fatto la cosa giusta. C'è qualcosa di meglio che potrei fare in questo momento? Non che io sappia. Niente me lo renderà più facile. E tu hai già fatto molto più di quanto io credessi possibile.
Ora che ci penso, non abbiamo mai parlato della lettera che mi hai scritto. Ma credo che ormai siamo andate oltre. Non so neanche cosa dire in proposito. A parte che penso mi abbia aiutato a capire un po' meglio di cosa ho bisogno. Come vorrei essere trattata. È il tipo di amici che voglio. Ed è per questo che mi è venuta voglia di venire qui. Anche se temevo di creare altri guai. Credevo che la prima volta che sei venuta ci fossimo incontrate per caso. Oh, ah, beh, non proprio. Che vuoi dire? Oh, niente. Che ti stava seguendo. Forse prima ti ho seguita. Con l'aiuto di Sayori. Ma avevi detto che... Mi vergognavo, va bene? Non ero pronta, cioè... Vabbè, tanto hai capito cosa intendo. Beh, penso... Mi faccia piacere che tu abbia trovato il coraggio. Anche se in un modo tutto tuo. Mi rendo conto che stai prendendo molte decisioni difficili. È una cosa coraggiosa e sul lungo termine farà sì che la situazione migliori. Credo che tutti sarebbero molto orgogliosi di te. Tutti? Ciao, siamo tutti. Vuoi dire tu, per esempio? Sì, per esempio io. No, quella faccina. Sai, potrei abituarmi a tutto questo. A patto che non mi prendi troppo in giro. E va bene, lo farò solo un pochino allora. Che carine. Mi sta bene. So che adesso ti sembra tutto nebuloso, ma penso proprio che ci siano tante cose belle in serbo per te. Lo credo sinceramente. Grazie. È bello essere assicurati. Per il resto dell'ora di pranzo, le due ragazze continuano la conversazione, ma nell'aria aleggia una sensazione nuova, di maggior certezza, sul loro futuro. Tra poche ore ci sarà un'altra riunione del club letterario, in cui i quattro membri saranno felici di passare il tempo assieme, ognuna di loro con le sue qualità uniche, ha qualcosa di speciale da dare alle altre. Grazie all'amicizia e alla letteratura, i membri del club continueranno a crescere insieme e troveranno una nuova felicità. Alla fine di un capitolo ne segue un altro. Yuri realizza una cosa. Dato che sta per finire la serie che l'ha accompagnata per tanto tempo, sarebbe bene avere già un libro pronto per dopo. Il weekend a venire potrebbe essere un buon momento per andare in libreria. Magari ci vanno assieme. Ecco. Puff. Ergo, scusami un second. Oh, lo sapevo che c'era ancora un capitolo. Quello finale. E l'ultima immagine che abbiamo sbloccato è... loro due assieme. Oh. Quindi, in teoria, è rimasto un solo capitolo. Oh, eccola. Completa tutte le storie secondarie. Il compleanno di Monica del 2019. Oh. Però ne manca ancora una. Questo vuol dire che si sbloccherà finendo tutte le storie secondarie. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Probabilmente la prossima puntata sarà l'ultima. Quindi, grazie a tutti e alla prossima. Ciao!